Vladimir Luxuria, ospitata da Silvia Toffanin, ha aperto il suo cuore riguardo la sua vita privata, in particolare sul suo rapporto con la fede. In gioventù, era attivamente coinvolta nella parrocchia, dove organizzava spettacoli, un'attività che le piaceva molto. Ma un giorno, durante una confessione, cambiò tutto, ha detto. Quando mi sono andata a confessare, ho confessato al sacerdote che dentro sentivo un'anima femminile. Il sacerdote mi fece capire che dovevo far finta di non averglielo neanche detto, dimenticando. Ma la sua fede è stata poi rinnovata, ha infatti detto, le cose sono iniziate a cambiare, ho conosciuto Don Gallo, il Papa usa un linguaggio più inclusivo e sono così tornata alla religione madre, oggi sto meglio. Nel suo messaggio finale, ha voluto aggiungere, quello che faccio io oggi è cercare di fare in modo che le persone come me, adolescenti, non debbano soffrire quello che ho vissuto io, che sono sopravvissuta.